In formazione a tre col bassista Nick Potter e il violinista Stuart Gordon nel 1990 e con un doppio CD dal vivo, Room Temperature Live, una carrellata di canzoni riarrangiate per questo atipico trio, da Vision del primo album a Way Out e Our Oyster dell'ultimo lavoro, passando per Modern, After the Show, Train Time e poi The Wave e Cat's Eye dal repertorio di Van de Graaff e ancora The Comet, The Course, Tale, Ophelia e l'immancabile Patient e The Future Now. A chi gli faceva notare alcune imperfezioni esecutive, Peter Emmel rispondeva che quelle imperfezioni erano il prezzo da pagare per poter raggiungere i livelli che lui si prefissava di volta in volta. Difficile dargli torto, basta ascoltare per esempio queste introduzioni After the Show e poi la canzone If I Could dall'album The Future Now, di cui vi faremo ascoltare anche il testo. Devi essere pazza per restare qui, ed io impazzirò quando te ne andrai, anche se c'è molto che voglia dirti, tutte le parole vengono fuori così lente. Chiuso dentro i miei problemi, tu sembravi pronta ad aspettare. Ora che so che sto per perderti, tutte le parole che vengono fuori sono tardive. Non c'è nessuna promessa che possa farti, che non sapresti essere falsa. Anche se voglio solo stare con te, non c'è nessuno spettacolo che possa fare. E di mattina quando mi sveglio e ti trovo che ti stai vestendo, posso dirti che la tua opinione è che è bene andare via. Se ora ti dico che ti ho amato, questo cosa farebbe apparire nei tuoi occhi? E la sera quando sono seduto e guardo la TV, so che tutto questo silenzio non può darmi niente di buono e voglio implorarti di credermi. Oh, vorrei dirti se potessi. Tu lo sai che sta per lasciarti, lo sai che sta per andarsene, che sta per lasciarti. Vorrei dirti se potessi. Oh, may my voice
my words, if my words turn out to be lies. I never meant to hurt you, even though that's what I do. Even though you might not believe this, all my words, all my words were meant for you. But there's no promise I can give you that you wouldn't know was fake. Although I just want to be with you, there's no show that I can make. And in the evening, when we sit and watch the TV, won't do me any good. And I'm gonna beg you, beg you, beg you, beg you, beg you to believe me. I tell you, if I could, I tell you, Nel 1991 Peter Emmill pubblica Fireships. Comincia un periodo non certo felice artisticamente. L'originalità che ha sempre distinto il cantante inglese, anche nei rari momenti di incertezza, sembra smarrita e l'uso della voce soprattutto a non convincere. Una voce che non riesce a trasmettere i palpiti vitali che fin dai primi dischi avevamo imparato a riconoscere come assolutamente caratteristici. Il brano che apriva il disco si trovava I Will Find You. I will search, I will find you.
on rushing headlights that blind you. Afraid to run away, at least you know I care. I will seek, I will search, I will find you. The year when the clouds hung oppressively low in the heavens, he had been passing through a singularly dreary tract of country, till he found himself, as the shades of night drew on, within. Mentre continua infaticabilmente lunghe tournée in tutto il mondo da solo con Guy Evans, pubblica The Fall of the House of Usher, incontro inevitabile con Edgar Allan Poe, per un artista la cui ricerca musicale ed esistenziale è stata sempre vicina alle atmosfere piene di apparizioni, di doppi, di scomparse e distruzioni di case e stanze. Il brano che state ascoltando è uno di quelli iniziali, intitolato That Must Be the House. Al disco partecipa anche Sarah Jane Morris. But there can be no doubt, this is the house. Yet it looks so dark, so forbidding, so dead. That great crumbling facade, windows just like vacant eyes, the peer upon the stagnant, twisting blackness of the lake. I have never seen thing like it. The gloom, the rotting dankness of the place, it must be my imagination. The darkness in the cold, but still, far beneath the plane of thought and quite against my will, my heart begins to tremble in mad anticipation of the house. And I am forced to recognize a consciousness of fear, a cold and senseless fear, nameless, formless, chilling to the bone. No, it's just the leaden air that makes me forget myself. The weather and the dusk, this must be all that sets my sleep on edge. And a hazard grenade of my neck to attention. And what of his sister? This does not speak of her, but I understand she too lives with him here in the house of Usher, home of the family for 500 years or more. Il discorso musicale interrotto dall'incontro con Edgar Allan Poe ricomincia nel 92 con un altro lavoro abbastanza incolore intitolato The Noise, come il brano che state ascoltando.
tongue. That'll be the cramping of a warning murmur of the noise of the thunder. A risollevare le azioni presso i vecchi fans ci pensa nel 93 There Goes the Daylight, registrato dal vivo a Londra in quartetto con Menelaus alla batteria, e a tratti ricompare il Peter Emmyl dei momenti migliori come in Lost and Found, il brano che chiudeva uno dei suoi dischi migliori intitolato Over. Thank you.
so it's no more empty promises, no more idle threats, no more if onlys, and no more and yet, no more wishes for the future, no more denials of the past. I'm free at last. Yes, 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 I'm in. Nel 1994 il Roaring Forties, con la seconda parte in cui Emil torna alla suite, proposta anche in concerto in Italia, e noi stiamo ascoltando la parte iniziale intitolata Headlong Stretch. Reluctant to face, reluctant to face.
say I saw the future. I said forget the past. But I'll not hear the last of lives I've never led. And princesses, kings and queens. Now I find you're all human inside, all bitterness and pride. So why shouldn't I be like that too? Un ritorno al passato è il disco intitolato Pill Sessions del 95, in cui Peter Emmel rilegge alcune delle sue pagine più intense del repertorio solista e comprende incisioni che vanno dal 74 all'88, e tra queste Betrayed, anche questo tratto dall'album Over. Scannificando e riducendo all'essenziale, ci regala anche una perla del terzo disco dei Van der Graaf Generator, e la canzone che faremo ascoltare dopo si intitola The Emperor in His War Room. Bed in your back, out of revenge or spite, or indifference, or lack of other things to do. What in the end? Just who's gonna be a friend for you? Standing in the space that holds the silent lace of night away from you, you think that you can hold the searing molten gold between your fingers. As it goes, exposing the white of a knuckle, flesh and metal forming letters in the mold. Room. They stare
complaining tongues are still. A thousand mouths are filled with rusting metal. Your face a shade of green. Somehow you try to speak through all the garbage in your mouth, but it won't come out, and you cannot frame the words as your stepson throws your fame into the flames, and you are burned. Savior of the fallen, protector of the weak, friend of the tall ones, keeper of the peace. Con il ritrovato sassofonista David Jackson nel 1996, Peter Emmel pubblica uno dei dischi ritenuto tra i più importanti della sua lunghissima carriera, intitolato For My Heart. Il disco si apre e si chiude con due versioni di A Better Time, di quella prima a cappella, e lancia quasi un segnale per la prossima direzione musicale. Il frammento che state ascoltando si intitola Amnesiac. Can't think of anywhere I'd rather be going.
just a jacket in. Oh, but for this torn off ticket stub I just found. Since you ask about the shape I'm in, I'll try my best to pull myself around. Amnesiac. If you say it so, amnesiac. What happened long ago? Oh, now I just don't know. This is not the final call, and this is not a ghostly guide. Dopo Tides, sempre dell'anno 1996, l'anno successivo, ecco Everyone You Hold, e si riascoltano le atmosfere rarefatte, cariche di attesa, sulle quali domina la voce, una voce che torna a cercare sicurezza nella casa, riprendendo un tema così caro a Peter Emmel, sempre pronto a rivestirlo di nuovi motivi e di nuove angosce. Uno dei momenti migliori insieme a Personality, Can Do e Tenderness si intitola proprio From the Safe House. Can get near us now, so we can send it clear. The storm clouds broken, and the old rules fallen down. The winds of history whip us naked. Nothing's familiar on the streets of the old town, and chaos is the currency. It doesn't matter if no one else can hear us now. It's time to send in. Thank you.
no messages for coding, no sense in subterfuge, all hopes in flight. But here we are, and here it's ending. Last secrets to be whispered, and the dying of the light are all that we have left now. It doesn't matter if no one else can hear. Now we can say what we want, all is open. At last it doesn't matter, no one can get near us now. It's time to send. Ill-starred, the sweat, the scars, the backseat of the car, caught up in the sex, the ties that bind his thoughts, a mind, why something doesn't connect. Tra un disco e l'altro, Emil compone anche lavori strumentali. Questo percorso collaterale era iniziato nel 1983 con una cassetta intitolata Loops and Wheels, musica per balletti teatrali, proseguendo poi con Spur of the Moment dell'88 e poi ancora con Sonics e Unsung. Tornando alla produzione cantata nel 98, ecco This, di cui state ascoltando Always Is Next. Well now, what then? They count to ten and sense the current direct. This heat, this burn so sweet. They learn this stuff will never turn out as they expect. Well then, what now? Again they found what somehow still resurrects. A bit of breeze, a pretty breeze, drop down upon the knees. And whatever next, whatever next, whatever next, whatever next. Next, always.
so many years ago, I thought you were the one. Who knows when people change, surrender into strangeness and drift upon their lives encompassed by the past. Nel 1999 la volta di Typical, Peter Emmett solo performance, doppio CD registrato durante il tour del 92 con alcune tracce dalla tappa italiana e per la precisione dei concerti di Rovereto e tre canzoni nascoste, After Words e Darkness dei primi due album dei Van der Graaf e Central Hotel. Too Many of My Yesterday era il primo brano del disco And Close As This. I shelved my broken heart, I put you from my mind, I got up on my knees, I picked up all my pieces, but seeing you again put shakes into my soul, just when I think I'm finally over you. Come and show me that's not true. Tell me about it. Talk to me. I see it coming, yes, I feel it coming now. The way you want this thing to be. You had too many of my memories. Don't go and say you still love me.
Nell'anno 2000 Peter Emmill pubblica un altro lavoro molto interessante intitolato None of the Above. Le sonorità come le precedenti ritrovano l'essenzialità degli anni di Over e soprattutto di The Future Now. Ormai sembra chiaro il percorso che Emmill seguirà nei prossimi anni, come dimostra il brano Like Veronica. Falling in love was your first mistake. With a heart that held no trace of pity. As you look in the mirror, you wonder what face you will see when he comes home. Soon he'll be in through the door in a cloud of rage and impotence. His greeting is a Glasgow kiss. Down on the floor you raise your arms, but there is no defense. He's only in love with his fists. Your hair like Veronica Lynn, and the bruises won't show where he hits you. Safe behind the curtain, in private, in secret, nobody will see how he comes home. A steady stream of vitriol and abuse. Stesso anno ecco una nuova versione del Live The Margin. L'edizione del 1985 viene arricchita di nuove tracce, in cui, contrariamente ai brani originali, Peter Emmill lascia che la dimensione live si percepisca attraverso l'intervento del pubblico. La resa sonora dei nuovi brani non è all'altezza del disco dell'85, ma ci sono canzoni come Again, If I Could, Modern, che apriva il capolavoro del 73 intitolato Design con The Empty Stage, e la canzone che state ascoltando, Happy Hour. Untoward seems to be occurring.
with the camera still turning, you don't have to be bad to be in the wrong. You don't have to be bad. Dopo questo ennesimo salto nel passato, nel 2001 viene pubblicato What Now, che rispetto al precedente costituisce un passo avanti per quanto riguarda la continuità di ispirazione. La voce potente ma controllata continua a dominare sulle scarne ma incisive trame strumentali. Il CD iniziava con Here Comes the Talkies. Of my own movie. Even when you're in the light, you could be gone for good. Take a look at these shoes where the understudy stood. As a constant companion. Yeah, you'll never be alone if you're open to your own self-doubts. Better let it out. This is no time for you to stutter in this maze. As frame by frame, all your references unlocked. Anything but futures on its way. Like electricity, you juggle with the shock. Like electricity, you juggle with the shock. Emily si chiedeva nel titolo del disco del 2001, What Now? Cosa ora?
e la risposta arriva l'anno successivo con Clutch, in cui Peter Emmy le concretizza in un lavoro che è uno dei suoi migliori in assoluto, i germi di Everyone You Hold, This, None of the Above e appunto What Now. Pur recuperando l'essenzialità musicale di The Future Now, Emmy le regala ai suoi ammiratori un'opera di assoluta originalità, registrato in poco più di un mese solo con il violinista e violista Stuart Gordon e con l'immancabile David Jackson ai fiati. Clutch ospita anche una dura presa di posizione contro la pedofilia nello splendido Just a Child e l'altrettanto esplicita presa di posizione contro i crimini commessi nel nome di Dio e della religione in This Is The Fall. L'ultima delle 9 tracce, la traccia più lunga del disco, si intitolava Barnacle Trade. That might explain my every action. Sometimes we get what we want and then forget what we came here for. From fitness to decay trade in opposite attractions. There are still lessons to be learned. And when we get what we want, we find it less than we might deserve. Now I'm a little bit lost. Not for the first time I'm here in some disarray. And returning in space are the hands that I've played with the tools of the trade. Hey!
sometimes we get what we want, and yet still don't know quite what that is. Timidity deep down. Hang on to that towel, never throw it. Still there are lessons to be learned. If we don't get what we want, at least we get to request the bill. Carrying on until the last one is standing still in the game. With quick breaths we all pay for the fists. The tools of the trade. Che la vena creativa di Peter Hammill sia lontana dall'esaurimento lo dimostra 2 anni dopo Incoherence. Intanto, dopo 25 anni, Peter Hammill ricostituisce i Van der Graaf, dando ancora una volta conferma di quella continuità mai interrotta realmente con il passato del suo gruppo. Il brano state ascoltando in sottofondo si intitola Babel. Coherence è una lunga suite di oltre 40 minuti, con continui cambiamenti di ritmo e con sfumature vocali sempre diverse, meditazione sulle possibilità della parola e della lingua, sul tempo che passa. I musicisti che accompagnano Hammill in questo viaggio, teso al passato del progressive da un lato e volto al futuro dall'altro, sono ancora, come nel precedente, Gord e Jackson. Se la ricerca stilistica del precedente si richiamava The Future Now, questa lunga suite a tratti torna a certe sonorità della parte finale di Pitch 7, che come si ricorderà era l'album successivo a The Future Now. La traccia che state ascoltando in questo momento si intitola Your World.
to be heard, as though our voices could express the sense of sentences deferred and of lessons learned, of storylines unfolding, of the truths of our innocence and shame, of life, of the very breath we are holding, of our very names. We shoot our mouths off in adventure. Yeah, we ran the ammunition in the breach. Blow up the flowering of sense with the power of Questa lunga suite si concludeva con due tracce intitolate Power of the Speech, che state ascoltando, e con If Language Explodes.
Nel 2006 Peter Emily pubblica due album, il primo dal vivo con il violinista Stuart Gordon, intitolato Veracious, in cui ci fa riascoltare, oltre a una interessantissima versione di una canzone da This Big Chance, intitolata Shingle Song, anche uno dei momenti più belli e più intensi di Chameleon in the Shadow of the Night, la canzone intitolata Easy to Slip Away. Never thought you'd go, but then we know that's the way it happens here. Now time is like cat's cradle in my hands, and I gather up the strands much too slowly. Amici miei, non so davvero pensare che siate andati via, ma allora noi sappiamo che questo è il modo in cui ciò accade qui. Ora il tempo è come un ripiglino nelle mie mani, tiriamo sul capo troppo lentamente. Gli esuli sono andati via, hanno preso i loro cammini separati, hanno cancellato il passato, figure in un sudario di cenere. Susie, suppongo che tu sia nella strada per diventare una star, ma non so dove sei. La sola volta che mi sembra di vederti è alla TV. È così facile fuggire via. Mike, è un anno o due da quando ti vidi. Avrei potuto lasciar cadere un verso se avessi avuto tempo o volontà. È anche colpa mia. Io recito il ruolo dell'eremita, di macchine e palcoscenici, salari e anime superiori. Quasi mai sembrano venir fuori questi giorni. Così, cari amici, come siamo cresciuti, sentiamo di doverci allontanare. Possiamo vivere solo nella speranza che un giorno tutto ritornerà. È così facile fuggire via. Thank you.
for I've played a hermit's role of cars and stages, wages, super soul, hardly ever seem to get outside these days. And so, dear friends, as we grow on, we feel as though we grow away. Yeah, we can only live in the hope that someday it will all return. But it's so easy just to swim away. Continua a produrre contemporaneamente con i Van der Graaf e prosegue la carriera da solista, e nel 2006 pubblica anche Singularity. Nel disco, come già avvenuto più volte in passato, fa tutto da solo, ma riesce a dare varietà musicale continuando nel solco iniziato con Clutch e Incoherence. I brani migliori di questo album sono Meanwhile My Mother, Vainglorious Boy, Of Fire, Of Wood e Famous Last Words. All their eagerness. Famous last words made in jest, overheard. Is that your best testament? Or are you coining a phrase just to see how it plays when you're at your wit's end? Famous last words to the last you self-serve. What a waste of your praise. Everlasting. All of a sudden, been and gone. It is finished.
Da solo Peter Emily anche in Thin Air del 2009. La ricerca artistica continua a mostrare un Peter Emil che riflette sempre più spesso sulla sua condizione. La meditazione sul tema della fragilità dell'esistenza umana e sulla scomparsa, già presente fin dai primi lavori dei Van der Graaf Generator e nei suoi primi dischi da solista, e basterebbe ricordare El House Is Not a Home, si accentua, come viene notato, a causa dei problemi di salute. Nel 2003 infatti Peter Emil era stato colto da un infarto. E ancora una volta il disco ci offre un artista davvero inarrivabile, già a partire dal primo brano che stai ascoltando, intitolato The Mercy, e poi nei brani intitolati And On, e nell'ultimo brano dell'album che si intitola The Top of the World Club. Top of the world club is a
all the stars extinguishing one by one. Disconnect this circuit's broken. Il terzo capitolo dei dischi pubblicati da Emil senza nessun altro musicista si intitola Consequence ed è del 2012, il 31esimo album in studio della carriera solista. Anche se forse leggermente inferiore agli ultimi due, resta comunque un lavoro pregevole, come dimostrato dall'ultimo brano dell'album intitolato A Run of Luck. Shout out loud, chests puffed up proud. Oh, life's so cheap that there's no doubt. You'll be in too deep when your luck runs out. When you run aground, when you're done, pay the debts. Play the position. Just don't pretend that you've not known all of this before. Misplaced bets, distressed conditions combine. When time runs out, we know we can't ask for any more. This much is sure, that life's still great, though the wick's burned up. Can only wait till your luck turns up. Still your spun around until staring through the eyelets of the portraits in my home. He ravages my life.
proposito dei temi della fragilità dell'esistenza umana, della disappearance, della scomparsa, questa lunga cavalcata nella carriera di questo incredibile artista non poteva che concludersi con l'ultimo brano di The Silent con The Empty Stage, e cioè con Laos Is Not A Home. Ed è su questo brano che Nello Passione vi ringrazia, vi saluta e ovviamente ringrazio come sempre Antonio Cannata Galante e Nello Umana. Sky!
Avete ascoltato La musica di Morella, sulle strade del rock, un programma ideato e condotto in studio da Nello Passione. Potrete riascoltare questa puntata sul sito www.radiovenere-militello.it. Has he?